Buonasera, siamo tornati con i nostri incontri che parlano di scienza e di mistero. I nostri incontri organizzati dal Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, sezione pugliese, della quale sono onorato di essere il coordinatore fin dalla notte dei tempi, in collaborazione con il Seminario di Storia della Scienza dell'Università di Bari. Di che cosa parliamo questa sera? Questa sera parliamo di qualcosa di straordinario, parliamo di fantasmi. Noi ci siamo già occupati di fantasmi, ma la cosa interessante è che noi ci siamo sempre occupati di fantasmi sotto l'aspetto psicologico. Ci siamo sempre chiesti del perché le persone vedono i fantasmi, che cosa accade nella mente delle persone quando vedono i fantasmi, oppure quali possono essere quegli stimoli ambientali, giochi di luce, solitudine, buio, ambiente, che possono far interpretare, far vedere magari dei fantasmi là dove non ci sono. Quindi ci siamo sempre occupati di interpretazione psicologica, di percezione e di suggestione, tutto ciò che accade nella mente della persona. Oggi invece ci occupiamo di qualcosa di più originale, qualcosa che è stato poco affrontato, se non quasi per nulla affrontato, se non dalla nostra relatrice. Oggi invece parliamo della fisica dei fantasmi, ossia di che cosa sono fatti i fantasmi. Una domanda che ci siamo sempre fatti, anche quando si discuteva, si diceva i fantasmi passano attraverso i muri, ad esempio, quindi saranno fatti di una sostanza eterea. Ma come mai i fantasmi passano attraverso i muri, però non sprofondano nel terreno? Allora riescono a camminare e quindi di conseguenza allora avranno una consistenza fisica. Quindi è questo che ci porremo ora, non solo ciò che accade, non più ciò che accade nella mente di chi vede i fantasmi, ma all'esterno, per cercare di capire come sono fatti, se ci sono e come sono fatti i fantasmi e tutto ciò che riguarda la loro espressione. E con chi lo facciamo se non con chi si occupa di fisica, una ricercatrice, una fisica, una socia effettiva del CICAP ed è già stata vista da tutti quanti, non soltanto in diverse live fatte su questioni di scienza e di fisica, ma anche a Superquark, tra le relatrici di Superquark. Quindi parliamo con la fisica Giuliana Galati. Buonasera, Giuliana. Buonasera Armando, Buonasera. grazie per questa bella presentazione e grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo. Come detto oggi, sì, il tema è un tema abbastanza classico per il CICAP, cioè i fantasmi, però lo guardiamo con gli occhi proprio della fisica, quindi di cosa sono fatti i fantasmi, quali sono le ipotesi che ci possono essere quando andiamo a verificare, che ne so, ipotizzare la loro consistenza. Sì, quindi parto subito con una domanda, la prima domanda, una domanda d'obbligo. Tu sei uno scienziato e vogliamo chiederti, hai mai avuto a che fare con gli spettri? Hai mai visto uno spettro? Bella domanda, sì, ne vedo molti. Ora ve ne faccio vedere uno, chiedo alla nostra regista. Ecco qua, questo è uno spettro che noi scienziati vediamo abbastanza di frequente. Non è esattamente lo spettro che però forse vi aspettavate. Che cos'è? Questo è come, diciamo, la luce risponde ad alcuni elementi, ci fa vedere quali elementi esistono a seconda di come si comporta, tutta una serie di questioni che ben poco hanno a che fare con l'aldilà, con i morti e con i nostri fantasmi, anche se appunto hanno lo stesso nome. E poi, giusto per continuare così con un po' di ironia, questa è un'altra delle cose con cui gli scienziati fisici in particolare hanno molto a che fare e si chiama distribuzione normale o distribuzione gaussiana, ma noi la chiamiamo per gli amici distribuzione normale e questa invece è la distribuzione paranormale. Come vedete si assomigliano abbastanza, ma non sono esattamente la stessa cosa. Sembrano quasi sovrapponibili. Sì, infatti questa è la cosa divertente, cioè che effettivamente abbiamo a che fare con cose che assomigliano ai fantasmi, ma come avete visto sono in realtà di tutt'altro stampo e settore completamente diverso, ecco. Va bene, allora.
Vogliamo spiegare a chi ci ascolta di che cosa sono fatti i fantasmi? Allora, sì, se partiamo proprio dalle origini, quindi dalla parola fantasma. Questa parola deriva dal greco e significa apparizione. Quindi oggi per noi i fantasmi sono apparizioni che possono essere di vario tipo, quindi a volte li vediamo oppure li vediamo comparire in delle fotografie, in dei video, altre volte invece li sentiamo. Oppure vediamo gli effetti dei fantasmi, quindi che ne so, ci può essere un oggetto che si è mosso, oppure una luce che, non lo so, fa delle intermittenze strane. Quindi per noi, nel senso proprio, cioè per la comunità, quindi per l'idea di fantasma, il fantasma è un'apparizione che può avvenire in diverse forme. Se andiamo a vedere sempre un po' storicamente, una delle prime proprio materializzazioni di fantasma erano gli ectoplasmi. Ectoplasma, anche qua possiamo fare un po' di etimologia, viene dal greco ectos, che vuol dire fuori, e plasma, che vuol dire ciò che ha forma. Quindi qualcosa che prende forma e che è fuori. Fuori da chi? Fuori dal medium. Il medium è colui che fa da tramite tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. E cos'è successo storicamente? Che lo spiritismo ha avuto, diciamo, origine con le sorelle Fox che dicevano di essersi messe in contatto con gli spiriti inizialmente attraverso dei suoni, tipo degli schiocchi, e poi loro stesse avevano ammesso che in realtà si trattava di una frode che gli era un po' sfuggita di mano. Nonostante ciò, però, questa voglia di comunicare con i defunti era fortissima. Ci sono stati dei periodi, come nel periodo vittoriano, in cui si facevano spettacoli, in cui si tentava di collegarsi con i defunti. E poi con le guerre mondiali, la prima e la seconda, ovviamente ancora di più si cercava il contatto con il parente defunto che magari non si era riusciti neanche a salutare. Allo stesso tempo, però, c'erano delle persone scettiche che quindi cercavano di capire se effettivamente questi contatti con i defunti fossero veri oppure fossero frutto di un inganno o di un trucco. Del resto, chi aveva dato origine poi a questo movimento aveva anche ammesso di utilizzare dei trucchi. Cosa succede allora? Succede che i medium cercano nuovi effetti per riuscire a convincere le persone e anche gli scettici che effettivamente questi fantasmi esistono. Quindi cercano di legittimare il fatto che effettivamente ci siano dei contatti con l'aldilà. E l'idea che hanno è quella di creare qualcosa di materiale, qualcosa che si può toccare, vedere, può rimanere magari anche alla vista dei presenti una volta che finisce la seduta spiritica. E così inventano gli ectoplasmi. Ora, se cercate ectoplasma sul vocabolario, per esempio sulla Treccani, il primo significato in realtà non è quello che ci aspettiamo. Il primo significato dice in zoologia, quindi zoologia tutt'altro che paranormale, si tratta dello strato corticale o periferico del citoplasma cellulare dei protozoi rizopodi, privo di granulazioni e tutta un'altra serie di cose che, diciamo, per una persona non addetta ai lavori magari non significano molto, ma sicuramente capiamo che nulla hanno a che vedere con i fantasmi. E Quindi Giuliana, infatti. è stata presa una parola scientifica con tutt'altro significato ed è stata attribuita al concetto di fantasma o di formazione di fantasmi solo per scopi suggestivi, perché era bella, perché era suggestiva come Sì, parola. fu addirittura un premio Nobel a trasformare questa parola, cioè a prendere in prestito questa parola dalla zoologia e utilizzarla nell'ambito della parapsicologia. Si tratta del premio Nobel Charles Richer, che aveva vinto il Nobel per la scoperta dell'anafilassi, e lui lo utilizzò per indicare questa sostanza di natura sconosciuta che usciva dal corpo di alcuni medium. Quindi i medium andavano in trance, a un certo punto producevano queste sostanze.
e queste sostanze dovevano essere la manifestazione dell'energia fisica, degli spiriti, un qualcosa appunto che aveva a che fare con i fantasmi. La cosa che a me diverte moltissimo è in realtà vedere quella che era la definizione di ectoplasma data anche da Risché in quel periodo, perché dice la sostanza è descritta come viscida, morbida o solida, fluida o vaporosa, fredda ma asciutta al tatto. Spesso sarebbe di colore biancastro, a volte con sfumature verdastri oppure fosforescente. Avrebbe inoltre un odore peculiare da alcuni associato all'ozono. Ora, cosa ne pensi di questa descrizione? Non si dice fondamentalmente sembra la stessa sostanza che si osserva nel film Ghostbuster, una classica gelatina. Quando vengono catturati i fantasmi nella loro griglia di stoccaggio, rimangono sporchi di questa gelatina che dà l'ectoplasma. Quindi seguono perfettamente proprio la descrizione che hai appena fatto. Sì, diciamo che Ghostbusters hanno ben preso la definizione. A me quello che fa tanto ridere è che in realtà sembrano esserci degli opposti, cioè non è una descrizione coerente, può essere tutto e l'opposto di tutto, si dice infatti. È fluida oppure vaporosa, è morbida oppure rigida, allora che definizione è? Comunque fatto sta che infatti gli ectoplasmi potevano avere varie forme, e c'erano alcuni medium particolarmente bravi nella produzione di ectoplasmi. Una di queste era chiamata Eva C. E è una storia che a me fa un po' sorridere. Lei produceva ectoplasmi dietro una tenda, però ovviamente la gente, diciamo, non era del tutto stupida, anche quelli che più ci credevano, quindi volevano accertarsi che non ci fossero trucchi, quindi lei non stesse già nascondendo gli ectoplasmi da qualche parte. E quindi che cosa succede? Che man mano nelle sedute spiritiche questa famosa medium Eva inizia a chiedere alle persone che partecipavano alle sedute oppure alla sua assistente di essere perquisita. Di essere perquisita in modo sempre più approfondito. Anche qui ho un paio di foto per farvele vedere, e chiedo alla regia di mandare le foto. Qui c'è Eva dietro la tenda, e qui invece c'è un'immagine che vi dà un po' l'idea di quanto fossero approfondite queste perquisizioni. E addirittura pare che fosse lei a chiedere proprio questa perquisizione ginecologica quasi, e ovviamente potete immaginare come le sedute poi a un certo punto potessero anche degenerare. E accanto c'è un fantasma che a noi oggi fa un po' sorridere, perché sembra proprio una figura ritagliata e messa lì dietro la tenda. Tra l'altro, nelle varie testimonianze che si trovano, pare che la medium fosse perquisita in modo molto approfondito, ma il suo camerino, cioè lo spazio dietro le tende, non tanto. Quindi anche qui si nota un po' di cose strane. E tra le persone che comunque studiarono questa medium ci fu il grande Harry Houdini, che come tutti sapete non solo era un illusionista di fama internazionale, ma si batté a lungo proprio per smascherare le frodi in questo campo, e lui ipotizzò che il trucco usato potesse essere quello della rigurgitazione, cioè che la medium ingurgitava delle sostanze e poi riusciva a rivomitarle durante la seduta, anche se in realtà col fatto che spesso non veniva neanche perquisito il gabinetto medianico, probabilmente non era neanche necessario, come invece quasi sicuramente faceva una delle ultime medium. Anche qui ho preparato una foto, e questa medium, Helen Duncan, era riuscita a produrre degli ectoplasmi, che qui vedete nella foto, lunghi, anzi pesanti, anche 4 kg. Alcuni sono ancora conservati
ed esposti, e ci furono ovviamente delle indagini su di lei. Qui siamo quasi nel 1940, e vedete che l'hanno messa tutta, cioè le hanno fatto indossare una tutina in cui non può far uscire le mani, non può prendere oggetti, ma molto probabilmente qui uno dei trucchi utilizzati era proprio questo della rigurgitazione. Tant'è che una volta i ricercatori che la stavano analizzando chiesero di fare una radiografia prima della seduta, e Helen, che fino ad allora era stata molto tranquilla, si era prestata a tutti i test che avevano voluto fare, iniziò a scappare per strada urlando e agitandosi come una matta, e fu impossibile poi recuperarla e fare effettivamente la radiografia, dalla quale si sarebbe probabilmente visto che l'ectoplasma era già presente nel suo stomaco. Quindi, qualsiasi fosse la consistenza dell'ectoplasma, rientrava comunque nella descrizione fatta prima. Come dicevi tu, no? In un modo o nell'altro, l'ectoplasma quindi ha quella consistenza. Una sorta di, mi viene in mente, una sorta di sostanza autoimmunizzante. Cioè, come la dici, secondo Popper, è sempre quella. Non può essere messa in discussione, perché può essere in un modo e può essere in un'altra. Sì, assolutamente. Tra l'altro, poi alcuni ectoplasmi sono stati analizzati e sono stati trovati i materiali di cui erano fatti, e non erano molto, diciamo, fuori dall'ordinario. C'erano albumi d'uovo, alcune garze che venivano usate, per esempio, per fare i formaggi, quindi le cose più varie, veramente. Quindi Però, ecco. nessuna sostanza sconosciuta alla chimica o alla fisica di oggi, nessuna sostanza, tutto ciò che Nessuna. già abbiamo e tutto ciò che già conosciamo. Quindi questi sono Esattamente. fondamentalmente casi di frode, di inganno. Alla fine, per concludere questo discorso, esclusa la frode, escluso l'inganno, di che cosa sono fatti i fantasmi? Perché nell'immaginario collettivo passano attraverso i muri, camminano e non sprofondano. Perché? Allora, possiamo analizzare tutte le possibilità che lo studio della fisica ci apre. Quindi possiamo vederle una per una, a partire dalla materia ordinaria, andando avanti con l'antimateria, la materia oscura. Quindi, per esempio, noi sappiamo che tutto è fatto di alcune particelle, cioè noi conosciamo quelli che sono i mattoncini fondamentali del nostro universo. E di tutte, o meglio, di tutte le cose che noi possiamo vedere, con cui possiamo avere a che fare, cioè che interagiscono in qualche modo con noi. Anche qui ho preparato un'immagine per farvi vedere quello che in fisica chiamiamo il modello standard delle particelle. Qui vedete, giusto per spaventarvi un po', che in realtà il modello standard delle particelle non è altro che un modello matematico, quindi una serie di strutture matematiche che riescono a descrivere i costituenti della materia. I costituenti della materia, cioè i mattoncini più piccoli di cui poi sono fatte tutte le cose, sono 12. E in particolare abbiamo 6 quark e 6 leptoni, quindi due famiglie, 12 particelle in tutto, ogni famiglia ne ha 6. Però, ecco, di queste 12 particelle, in realtà solamente 3 formano tutte le cose che vediamo, cioè tutto quello che noi vediamo è fatto da atomi, gli atomi sono fatti da un nucleo centrale che è fatto da protoni e neutroni, e dentro i protoni e i neutroni troviamo solo due tipi di quark, i quark up and down, quindi gli altri comunque non costituiscono gli atomi. E poi intorno al nucleo ruotano in qualche modo gli elettroni, che come vedete sono già belli pronti nella nostra tabellina, perché sono di per sé particelle elementari, cioè non sono costituiti a loro volta da altre particelle. Ora, i fantasmi, diciamo, non possono essere fatti di normali atomi, perché un aggregato di atomi grande come possiamo essere noi, di sicuro non potrebbe passare, per esempio, attraverso le pareti, quindi ci sono tutta una serie di problematiche
che ci fanno escludere che siano fatti di materia ordinaria. Però in questa tabellina abbiamo dei buoni candidati. I buoni candidati per fare dei fantasmi sono i neutrini. Oh, scusatemi, volevo indicarli nella tabella e per sbaglio sono andata avanti. I neutrini sono della famiglia dei leptoni, quindi la famiglia in verde, e sono quei tre con le mascherine, questi tre. Neutrino, ci sono tre tipi: elettronico, muonico e tauonico. Ora, già la raffigurazione con questa mascherina vi fa capire che sono un po' i banditi della fisica, e in effetti sono delle particelle che possono attraversare praticamente tutto l'universo senza che nulla le fermi. Quindi potete mettere un muro grossissimo, potete mettere tonnellate di piombo, potete metterci l'intera Terra, potete metterci tutta la galassia. I neutrini, nella maggior parte dei casi, quasi la totalità dei casi, continueranno ad attraversare tutto quello che incontrano senza che la cosa li disturbi. Perché? Perché sono molto piccoli, quindi sono infinitamente più piccoli di quello che è un atomo. E se riguardiamo il disegnino, per quanto diciamo questo sia il cosiddetto atomo di Topolino, cioè è una raffigurazione molto schematica dell'atomo, però comunque vediamo che ci sono degli spazi vuoti. E i neutrini possono, diciamo, andare in quegli spazi vuoti, e siccome non hanno una propensione a interagire con le altre particelle e non hanno carica elettrica, passano sostanzialmente inosservati, cioè non vanno a sbattere contro, il resto degli atomi. E infatti qui vedete alcune notizie di giornale in cui si parla dei neutrini come dei fantasmi. Poi dice un blazar, ossia una galassia con al centro un enorme buco nero, è la prima sorgente mai vista dei fantasmi dell'universo, i neutrini cosmici. E sotto dice: i neutrini sono considerati finora particelle fantasma perché interagiscono, bla bla bla. Ovviamente questa è una metafora. Perché i neutrini non possono essere i fantasmi? Uno, perché sono delle particelle che non sono senzienti, come gli atomi, eccetera, non sono delle particelle che hanno vita propria. Sono particelle veramente piccolissime, non esiste un aggregato di neutrini che possiamo fotografare, sono anzi molto difficili da riuscire a vedere sperimentalmente. E proprio per la loro propensione a non interagire è molto difficile, anzi oserei dire assolutamente da escludere, che possano spostarvi un oggetto in casa, creare dei disguidi nell'elettricità, farsi sentire sul vostro corpo e così via. Anzi, siamo invasi dai neutrini e Sì, neanche ce infatti ne rendiamo conto. questa è proprio la domanda tipica. Non facciamo finta che i fantasmi siano fatti di neutrini, come fanno a spostare gli oggetti durante una seduta spiritica, oppure far trovare le scarpe in un'altra zona o spostare cose del genere, oppure farti volare i libri davanti agli occhi come vediamo nei film, o come alcune persone dicono di vedere. No, infatti i neutrini, per quanto vengano chiamati fantasmi dell'universo perché assomigliano nel loro comportamento ai fantasmi, assolutamente non possono essere dei candidati di fantasmi come li intendiamo noi, cioè come spirito dei morti che arriva, torna sulla Terra e così via. Quindi addio neutrini. Andiamo avanti con altre ipotesi. Un'altra ipotesi può essere quella dell'antimateria. Cos'è l'antimateria? Anche qui vi faccio rivedere lo schemino che avete visto prima, e l'antimateria non è altro che l'opposto della materia. Chiedo alla nostra regia di nuovo di selezionare le slide. Quindi questa è la tabellina che avevamo già visto prima. Abbiamo i quark, abbiamo i leptoni, ma tutte queste particelle esistono anche come se le potessimo, non lo so, vedere allo specchio. Quindi gli antiquark, gli antileptoni, esistono i neutrini, esistono gli antineutrini e così via, anche se tutta la materia che noi possiamo toccare è fatta di atomi e di materia, non di antimateria. Ovviamente questi sono due nomi, potevamo chiamare materia e antimateria uno all'opposto dell'altro. Quando si è formato l'universo, a un certo punto una delle due ha prevalso sull'altra, quindi
all'inizio più o meno si pensa che ci fossero sia materia che antimateria, a un certo punto tutto è diventato dello stesso tipo che quello che chiamiamo oggi materia. Perché i fantasmi non possono essere fatti di antimateria? Perché semplicemente l'antimateria e la materia, quando si scontrano, diciamo che non fanno una bella fine. Quello che si dice in gergo tecnico è che si annichiliscono, quindi tutti e due scompaiono. Qua anche ho cercato di fare un'animazione tra due atomi. Se si incontrano un atomo di materia e uno di antimateria, c'è una sorta di esplosione e addio a entrambi. Quindi pure in questo caso, purtroppo, l'ipotesi cade. No, Quindi, se non i possono fantasmi essere fatti dovessero di essere fatti di antimateria. antimateria e noi siamo di materia, se ci incontriamo succede quello che hai appena detto. Quindi anche in questo caso Esatto. la possibilità, nemmeno la probabilità, ma la possibilità che ci possa essere questa interazione, che siano fatti di antimateria, viene annullata dalla fisica stessa. Esatto. E l'ultima ipotesi che possiamo vedere è quella invece della materia oscura. Forse ne avrete sentito parlare. Ora, qua ho ampliato la tabellina che avete visto prima, aggiungendo quelli che si chiamano i mediatori della forza, il bosone di Higgs, e poi c'è un punto interrogativo, che è quello che noi chiamiamo materia oscura. E per quanto ne sappiamo oggi, tutto quello che vediamo, quindi le galassie, le stelle, anche i buchi neri, no? Che sembrano la cosa più assurda che ci sia, tutto questo costituisce solo il 5% della materia, no? Cioè di quello che contiene effettivamente il nostro universo. Poi c'è un 25% di materia oscura e un 70% di energia oscura. Ora, anche in questo caso, non possiamo supporre che i fantasmi siano fatti di materia oscura, perché la materia oscura, per quanto sia ovunque, quindi permei l'universo, non interagisce con noi. Quindi nuovamente abbiamo il problema che se noi questi fantasmi li possiamo in qualche modo vedere, se sono delle apparizioni, allora non possono essere fatti di materia oscura. La materia oscura è così difficile da riuscire a vedere proprio perché non interagisce praticamente in nessun modo con quella che è la nostra materia ordinaria, che i fisici di tutto il mondo stanno impazzendo per riuscire a beccarla e ancora non ci sono riusciti. Quindi anche in questo caso, purtroppo, mi dispiace, ma no, non possiamo dare la, diciamo, non possiamo ritenere che i fantasmi siano fatti di materia oscura. Quindi abbiamo escluso i neutrini, abbiamo escluso l'antimateria e abbiamo escluso la materia oscura. Sotto l'aspetto fisico, quindi, non abbiamo nulla che ci possa dire di che cosa siano fatti i fantasmi. Quindi, pur volendo essere, come dicono alcuni, di mente aperta nel cercare di accettare anche l'inaccettabile, da un punto di vista fisico non abbiamo nulla che ci possa dire, ecco, i fantasmi sono fatti di questo. Quindi dobbiamo allora, escludendo i neutrini, escludendo l'antimateria, escludendo la materia oscura, dobbiamo rivolgerci alla fantasia, alla poesia. Infatti, vorrei citare proprio una domanda che ci fa, una domanda retorica che ci fa Luana, e dire: si può dire che i fantasmi sono fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni? Beh, sotto certi aspetti possiamo rispondere di sì. Soprattutto se dobbiamo dare un significato a quelli che sono i sogni, i nostri, soprattutto i desideri, quindi torniamo alla psicologia. Quindi abbiamo escluso, come abbiamo detto in apertura, l'interpretazione psicologica per parlare di fisica, ma tu, come fisico, ci ribalti nuovamente sulla psicologia perché alla fine, da un punto di vista fisico, i neutrini, l'antimateria, la materia oscura, tutto ciò che poteva essere candidato per spiegare la consistenza dei fantasmi, per capire perché passano attraverso i muri e ancora
si è capito che è una domanda che mi ponevo io quando ero piccolo, che volevo capire perché camminano e passano attraverso i muri, perché spostano gli oggetti. Infatti, diciamo, le due cose non possono andare d'accordo, Esatto, ecco. escludendo tutto questo, allora alla fine non c'è nulla che possiamo spiegare sotto l'aspetto fisico, quindi dobbiamo tornare un'altra volta, magari in un'altra occasione, per parlare di percezione dei fantasmi. Quindi sotto l'aspetto fisico non c'è Diciamo altro da che aggiungere. no, c'è qualcos'altro da aggiungere. E se, diciamo, non possiamo pensare che tutti quelli che hanno detto di aver sentito dei fantasmi, si siano tutti sbagliati o siano tutti impazziti, o siano tutti stati vittime di persone che li hanno truffati. Ci sono alcune teorie interessanti che sempre, diciamo, ricadono nella sfera fisica, che possono giustificare alcune sensazioni molto particolari. Per esempio, una di quelle più quotate è quella che siano gli infrasuoni a provocare delle sensazioni che noi possiamo poi interpretare come sensazioni di strano malessere o delle strane presenze, a volte addirittura allucinazioni. Ora, gli infrasuoni sono nella banda delle onde, anche qui forse possiamo mandare al volo un'immagine. Diciamo, noi sentiamo solamente un certo piccolissimo range tra i 20 Hz e i 20 kHz, così come vediamo un piccolo range diciamo, con gli occhi, allo stesso modo anche le nostre orecchie non sentono tutto. Abbiamo da una parte gli ultrasuoni e dalla parte, se noi andiamo verso frequenze più basse di 20 Hz, abbiamo invece gli infrasuoni. È stato fatto un esperimento molto interessante. Qui stanno costruendo una sorta di tubo per generare infrasuoni. Tra l'altro, questo tubo di plastica è un tubo che è stato recuperato. Diciamo, il suo scopo originario era far parte di tubature per le fognature. Comunque, con questo apparecchio dei ricercatori sono riusciti a creare degli infrasuoni e l'hanno fatto sentire questi infrasuoni durante alcuni concerti. Quindi hanno creato due concerti con circa 700 spettatori. In ogni concerto venivano fatti sentire quattro brani musicali. E in due di questi, le persone non sapevano quali, venivano anche fatti sentire, tra virgolette, cioè venivano anche generati questi infrasuoni. Ovviamente gli infrasuoni non vengono percepiti dalle orecchie delle persone, ma vengono percepiti comunque dal nostro organismo. E quello che si è visto è che le persone effettivamente dicevano di aver provato delle strane sensazioni che avrebbero potuto, diciamo, suggerire l'idea che ci fossero dei fantasmi durante i brani in cui venivano mandati gli infrasuoni. E ovviamente i brani non erano sempre gli stessi, quindi a seconda dell'esperimento sono stati cambiati proprio affinché il risultato non dipendesse poi da quello che era il brano che hanno ascoltato. Molti hanno addirittura detto di aver avuto delle allucinazioni. Quindi questi infrasuoni che sono in grado di far tremare gli oggetti, quindi hanno delle conseguenze fisiche sugli oggetti, anche se noi non li sentiamo, ma per esempio gli animali, alcuni animali sì, possono essere la causa di alcune delle dichiarazioni che sono state fatte da alcune persone. Quindi effettivamente ci sono delle cause fisiche. Ce ne sono anche altre che sono, Quindi per esempio, possiamo dire che, quindi allora possiamo davvero ipotizzare una fisica dei fantasmi, ma non la fisica che spiega la consistenza dei fantasmi, ma la fisica che attraverso un'interazione come quella che hai appena spiegato può stimolare l'idea e le sensazioni che a loro volta possono essere interpretate come sensazioni di fantasmi. Sì, giusto per citarne altri due, diciamo, una delle altre
ragioni è la presenza di correnti d'aria. In alcuni dei tunnel dei fantasmi nei castelli è stato verificato che ci sono delle correnti d'aria che abbassano la temperatura anche di 2 gradi, quindi danno delle sensazioni particolari. E un'altra invece sono le paralisi notturne, che chi le ha vissute, anche a me è capitato una volta, sono delle sensazioni veramente stranissime. Che poi bisogna far sempre riferimento anche alla propria esperienza, all'esperienza culturale, perché se io ho delle strane sensazioni e le interpreto come fantasmi, è grazie al fatto che la mia esperienza, l'immaginario collettivo oppure la percezione culturale ti fa dire che quelle strane sensazioni sono dovute ai fantasmi. Se nel nostro sistema culturale non esistesse l'idea di fantasmi, quelle strane sensazioni probabilmente non sarebbero interpretate come fantasmi, ma sarebbero interpretate come qualcos'altro, oppure come un semplice malessere. Uno sente le ultrasuoni, non dice ho sentito i fantasmi, dice oddio mi sto sentendo male, oddio ho le vertigini, in questo modo. Certo. Vedo qui un commento di Luana che dice che anche noi siamo fatti di atomi con la stessa distanza e lo stesso vuoto tra nucleo e elettroni. Se fosse vera la teoria dei neutrini, anche noi potremmo attraversare i muri. E, diciamo, non è esattamente così, nel senso che se noi fossimo un neutrino con le dimensioni dei neutrini potremmo attraversare i muri, ma noi non siamo neutrini, noi siamo un aggregato di atomi. Tant'è che gli oggetti ci sembrano solidi. Perché gli oggetti ci sembrano solidi? Se vi interessa possiamo anche commentare su questo. Però non può un aggregato di atomi comportarsi come una singola particella, come sono i neutrini. Quindi diciamo il paragone non tanto sussiste. C'è Luigi che ci dice, abbiamo escluso tutto, però filosoficamente parlando potrebbe essere che una qualche forma di materia ancora oggi ignota possa avere una spiegazione plausibile? Chi lo sa, diciamo che per ora dal punto di vista della fisica ci sono tante cose che ancora non sappiamo, quindi non pretendiamo di sapere tutto. Possiamo però dire con certezza, per esempio, che se i fantasmi possono attraversare i muri, devono avere delle caratteristiche che sono quelle di non interagire con la materia. E se invece camminano, allora le due cose non possono andare, diciamo, insieme. Quindi bisognerebbe perlomeno essere coerenti con l'idea di fantasma, perché altrimenti ritorniamo all'idea di ectoplasma, che può essere tutto il contrario di tutto, e anche i fantasmi li facciamo attraversare le pareti e camminare sul pavimento, e questo non funziona. Per quanto riguarda le varie vari tipi di materia, diciamo, cioè le varie sostanze, non so come indicare, della fisica, c'è tanto che non conosciamo, cioè del nostro universo conosciamo il 5%. Stiamo cercando tutto il resto, però il fatto che noi non riusciamo a trovare tutto il resto ci dice che l'interazione di questo resto con nostri strumenti, i nostri rivelatori, la nostra quotidianità è irrisoria, cioè proprio difficile. E quindi ricadiamo nel problema che se non c'è interazione, allora non possono neanche esserci effetti. Cioè noi non vediamo la materia oscura in una foto, non vediamo la materia oscura che ci sposta i bicchieri e così via. Il nostro tempo sta quasi finendo, però abbiamo ancora per qualche altra domanda. Emilio si chiede: e se i fantasmi fossero fatti di materia magica? Siccome in ambito scientifico noi siamo abituati a rendere operative le nostre ipotesi, no? Diamo un significato ai costrutti, il concetto fondamentale, no? E quindi dovremmo innanzitutto stabilire che cos'è la materia magica. Vogliamo fare qualche interpretazione? Vogliamo cercare di inventare qualcosa? Allora, Emilio, che saluto perché è uno dei soci del Ring 108 di Napoli, il club di prestigiatori. Immagino che si riferisca appunto a qualcosa del genere. Cioè, non so se la sua domanda era più riferita a se fossero fatti di materia magica, cioè di qualche illusione, così come fanno i prestigiatori, oppure se intendesse dire che possono essere frutto di una sensazione di magia, quindi del ricreare un certo ambiente, una certa sensazione in cui ci sembra di vedere qualcosa che effettivamente non c'è.
Tutto sommato, diciamo, con questa interpretazione possiamo dire che sì, tutti i fantasmi, anzi, una categoria di fantasmi è quella che deriva proprio dal fatto che ci siano delle illusioni. Possono essere illusioni ottiche, possono essere illusioni del nostro cervello. Il nostro cervello cerca immagini note dove non ce ne sono, cerca suoni noti dove non ci sono. Spesso ci facciamo suggestionare. Io anche, diciamo, non ho problemi ad ammettere che quando ho passato una notte in un castello infestato, un po' di suggestione ce l'avevo, quindi mi sarei facilmente lasciata convincere che qualcosa, era dovuto alla presenza del fantasma. Beh, Però qui scientificamente. essendo un prestigiatore, io penso che ledesse proprio a questo, nel dire materia magica, forse lui voleva proprio intendere questo, cioè la magia che dà origine, magia creata dall'uomo o anche in modo spontaneo, grazie agli ambienti, a tutto quello che accade, che dà questo tipo di illusione. Qui c'è Samantha che dice: ma perché non riflettono allo specchio? Però dà anche la risposta perché non sono fatti di materia. Solo che qua bisogna capire, stiamo parlando di fantasmi o parliamo di vampiri? Perché nella tradizione sono loro che non riflettono allo specchio. Guarda, anche sui vampiri uno scientificamente potrebbe fare un discorso molto carino, perché i vampiri quando, diciamo, per nutrirsi devono mordere degli umani che a loro volta si trasformano in vampiri. Quindi nel giro di un po' di tempo, a seconda di quante volte hanno bisogno di nutrirsi, saremo tutti vampiri. E questo ovviamente non è vero, perché io credo di non essere un vampiro. E poi i vampiri interagiscono necessariamente con le persone. C'è Avran che dice: i campi gravitazionali hanno effetto sui fantasmi dal momento che volano e non interagiscono con la materia. Come fanno a rimanere appiccicati ad un castello senza finire catapultati nello spazio intergalattico? Beh, è una bellissima domanda. Dipende da cosa sono fatti, però sì, generalmente tutto subisce la forza gravitazionale, quindi viene attratto dalle masse più pesanti, quindi noi siamo tutti attratti verso la Terra. Certo, se i fantasmi fossero effettivamente fatti di qualcosa di molto leggero, non avrebbero problemi a volare. Ma se non risentissero proprio della forza gravitazionale, non potrebbero rimanere attaccati o comunque nelle vicinanze della Terra, quindi sparirebbero nello spazio e chissà dove finirebbero. Però sì, ecco, in realtà è un po' divertente fare tutte queste ipotesi perché, diciamoci la verità, parliamo di qualcosa che non abbiamo mai dimostrato esistere e quindi stiamo cercando di spiegare qualcosa che poi all'atto pratico la scienza non ha mai effettivamente visto. Quindi il nostro tempo è concluso, possiamo anche concludere con un'affermazione che fa Marisa, dicendo quasi delusa, anche se ci sorride, quindi addio ai fantasmi che trascinano catene pesanti. Quindi abbiamo visto che non è possibile. Cioè, la classica visione dei fantasmi che sbattono le catene, che poi non capivo perché sbattono le catene, cos'altro hanno? Che cosa vogliono fare? Che cosa ci vogliono comunicare sbattendo le Perché catene? saranno Vabbè. ancorati, o forse tutto, vedi, torna. Loro hanno le catene perché, siccome non pesano abbastanza, la forza di gravità non li tiene abbastanza ancorati a terra, e quindi con le catene diventano più pesanti. Diventano più Vedi? pesanti, però con le catene devono interagire con la fisica e come tu hai spiegato non è possibile. Quindi torniamo indietro e quindi non ci troviamo ancora una Esatto. volta ai conti. Niente, Quindi è un paradosso. alla fine con la fisica abbiamo visto che fondamentalmente con la fisica non c'è nessun fantasma, ma i fantasmi ci sono nella fantasia e soprattutto nella volontà di credere in determinate cose. La motivazione è oggetto di altra discussione. Quindi allora ringraziamo Giuliana per la sua bella relazione, interessante e anche divertente. E noi rimandiamo al prossimo appuntamento, che questa volta sarà già la settimana prossima, il 6 giugno, parleremo di scienza e spiritismo con Lorenzo Leporiere. Quindi ancora un grazie dal CICA Puglia, dal Seminario di Storia della Scienza dell'Università di Bari, grazie ancora Giuliana e grazie anche alla nostra
regia che ha lavorato in modo nascosto come i fantasmi. Quindi grazie, ci vediamo alla prossima e grazie a Grazie tutti a per le domande voi, un saluto a e tutti. l'interazione. Ciao.